Oh, un giro veramente del patrimonio dell'UNESCO con le vespe quando ti ricapita. Viaggiare col vento in faccia, in mezzo a tutto questo verde, è un'esperienza incredibile. Poi quando siamo arrivati lì da Cesare, cioè, giustamente era un po' arrabbiato perché in ritardo eravamo, sicuro. Vabbè, poi però... te se vai lento in vespa è ovvio che ci arrivi lento, eh. Buongiorno. Ciao ragazzi, wey, Pietro, Giacomo, siamo in ritardo, eh. Lo sappiamo. Abbiamo i secchi pronti, qui la gente che deve vendemmiare, avanti, dai. Andiamo. Grazie, ecco, cominciate da questo filare in fondo. Sì. In fondo. Sì. E portate giù l'uva. Sei. Oddio. Però no, dai, ci siamo rifatti dopo, alla fine. Sì, certo. Cioè, certo. Con i secchi a portare l'uva. E poi a tagliare. Bravi eccoci. Ragazzi, avete fatto un bel po' di salite e discese, adesso vi diamo il cambio e quindi voi vendemmiate un po' e altri due vanno a fare i portatori. Però te lo godi di più un bicchiere di vino dopo. Certo, dopo che sì, sicuramente è quel qualcosa che se lo vivi è un'esperienza unica. Qui c'è la forbice, uno, Giacomo, Pietro, ok? Vai. È stato interessante per me, anche uno dei pochi territori dove si vendemmia a mano, per forza. Forse è l'unico, è il primo che vede in assoluto dove si vendemmia unicamente a mano. Cesare, ma qui dove siamo? Qui siamo nelle rive di qui, di Valdobbiadene. Sono più di 200-250 anni che ci sono queste vigne, questa terra qua. 250 anni? Eh sì. Questa è la zona più vocata in assoluto, da cui poi è partito tutto il fenomeno del Prosecco, che oggi qui si chiama Valdobbiadene DOCG, e nell'area più avanti è Cartizze. Qui l'uva viene buona perché il sole qui è ventilato, poi c'è la struttura del terreno che è particolare. Che terreno è? Qui se tu scavi trovi tutte le conchiglie, se tu muovi la terra vedi che è come fosse della sabbia antichissima che... È arenaria. Sì, sì. Tutto il valore di quella terra, come ci ha spiegato, che deriva dal mare antico. Sì, da su dei buoni sapori minerali e zuccherini anche, che poi sono... la combinazione che nascono le bollicine. Hai capito dove vengono le bollicine? Dal terreno. Comunque il gusto di questo vino è proprio vero, concreto. Cioè, ci mettono anche il carattere qui dentro. Cioè, tu guarda Cesare come ci ha accolto in maniera dura, autentica. Ma vera, autentica. Cioè, è una persona autentica, un qualcuno che ti dice stanno così le cose, non ti devo raccontare frottole. Vero. Ed è bella questa cosa. È sincera. Ragazzi, guardate com'è gialla, eh? Vedete? Assaggia, senti com'è dolce. Senti. Sono questi chicchi piccoli così. Insomma, è eccezionale. Poi è stato incredibile. Quando, cioè, la sua mano e la sua testa è proprio esperta, è un qualcosa che conosce perfettamente la sua terra. Ha preso questo grappolo di uva e ci ha fatto annusare. Il colore. Il sapore, tutte cose che ritroviamo qui. Ah sì. Bene ragazzi, io vi lascio, mi raccomando, andare avanti leggermente. Va bene. Tra un quarto d'ora dovete dare il cambio agli altri portatori che io devo andare a vedere l'altra via, eh. Va bene. Vi saluto, mi raccomando, veloci. Grazie. Ciao, 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 ciao Cesare. Ciao.